Avanti con Andrea Visalli sull'istruzione tecnica e superiore, ci sono delle slide, giusto? Ok, perfetto. Col questo pulsante bianco, sì. E schiacciato. No, 5 minuti, sì, 5 minuti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Visalli. Mi sono occupato per la seconda volta delle problematiche relative all'istruzione tecnica superiore con alcuni colleghi con i quali abbiamo lavorato in maniera magnifica. Io li ringrazio, tutti quelli che hanno partecipato al mio tavolo, e ringrazio anche ovviamente gli organizzatori di queste magnifiche 2 giornate che abbiamo passato a Latina. Io vengo da Torino, ho coordinato il tavolo di Torino e adesso appunto coordino per la seconda volta, ho coordinato per la seconda volta questo tavolo. Come potete vedere dalla slide, ci siamo dati una scaletta, diciamo, per i nostri lavori e ci siamo interrogati sul contesto normativo di riferimento e poi abbiamo fatto un'analisi dello stato attuale dei corsi ITS che si tengono sul territorio nazionale. Adesso vi dirò di cosa si tratta. Poi analisi dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione formativa. E poi ci siamo, diciamo, posti come obiettivo quello di formulare delle proposte di miglioramento del servizio formativo erogato. Allora, come vedete, tanto prima di parlare della normativa, diciamo solo 2 parole per capire di cosa si tratta esattamente. Il titolo, Istruzione Tecnica Superiore, potrebbe portare a, diciamo, a un malinteso. Diciamo subito che non si tratta di problematiche relative alla scuola secondaria superiore, cioè un qualcosa che riguarda il post-diploma. Non è un corso di laurea, ma sono dei corsi che si tengono dopo diciamo, il periodo della scuola secondaria superiore. La caratteristica principale di questi corsi, di questa istruzione tecnica superiore, è quella di coinvolgere insieme al personale della scuola, quindi personale statale, personale che viene dalle aziende e dagli enti formativi presenti sul territorio, diciamo, dove si svolge il corso. Diciamo che in linea di principio, questo è quanto effettivamente ci vuole e da parecchio tempo appunto si sentiva l'esigenza di avere, almeno io mi ricordo da almeno 30 anni che si parla della necessità per l'istruzione tecnica soprattutto di tenere dei contatti con, diciamo, il mondo produttivo. E, diciamo che la normativa messa a punto non ci trova contrari dal punto di vista del principio, ma diciamo, per il modus con cui effettivamente questa normativa viene attuata, in quanto fa largo uso di fondazioni di partecipazione che, essendo degli enti di diritto privato, non hanno obbligo di presentare bilanci e sono bilanci relativi a fondi che arrivano dallo Stato. Quindi questo per noi esprimiamo la nostra, diciamo, contrarietà nel modo più fermo, perché riteniamo che sia giusto che se ci sono dei fondi, diciamo, prego, che se ci sono dei fondi, diciamo, statali, questi fondi vengano, diciamo, gestiti nella maniera più trasparente possibile. Chiaro? Quindi, per fare semplicemente una cronologia della normativa in questione, si parte dal 1999, quando è stata concepita nell'ambito della ristrutturazione della scuola tecnica superiore e degli istituti professionali, quindi riguarda la scuola secondaria superiore, è stato introdotto il concetto per la prima volta, vedete lì, del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, IFTS, un corso annuale da tenersi, ripeto, dopo il diploma per la durata di 800 ore, gestito, scusate, 5 minuti non credo che siano passati. Ok, allora, dunque, stavo dicendo, queste 800 ore, quindi durata annuale, venivano gestite subito dopo il 1999 da poli formativi, di cui le scuole statali facevano parte. Dal 2007, vedete questa legge, 2 aprile del 2007, il numero 40, si comincia a parlare, oltre che dei corsi IFTS, si comincia a parlare di istituti tecnici superiori, facendo intendere che si intende far, diciamo, sviluppare l'istruzione tecnica superiore con 2 percorsi paralleli, uno di un corso annuale IFTS e uno di un corso biennale, corso ITS.
Ma il discorso, sapete qual è? Il discorso è che i finanziamenti previsti non vengono erogati al 50%, ma il 70% va ai corsi ITS e il 30% ai corsi IFTS. Questo ha portato subito come conseguenza il fatto che gli enti interessati a questo tipo di formazione si fossero tutti orientati per i corsi ITS. Ok? Questi corsi ITS attualmente sul territorio nazionale sono 74, fonte Indire del 2012. Chiunque di voi può andare a vedere il sito dell'Indire troverà questa cartina che noi abbiamo aggiornato, perché loro ne riportavano 63 se non ricordo male, in realtà oggi sono 74, il Lazio ne ha 7, Lombardia 16, Piemonte 3 e via di seguito. Di questi 74 diciamo ITS sono stati prodotti, in questi 74 ITS sono stati prodotti 140 corsi circa sul territorio nazionale. Il costo medio di uno di questi corsi, ripeto, di durata biennale, quindi 1.800 ore, è di circa 250.000 euro, moltiplicate per 140, e vi rendete conto qual è l'ammontare del finanziamento previsto nell'arco di 2 anni da far gestire, ripeto, queste fondazioni private, di cui la scuola fa parte, ma il presidente, gli organi esecutivi, eccetera, sono tutti di provenienza delle aziende private. Okay? Quindi, ripeto, noi non siamo contrari al principio dell'istituzione di una scuola di istruzione tecnica superiore, perché anzi ne sentiamo la mancanza, perché in effetti in Europa, se andiamo a raffrontarci con quello che succede in Germania, in Francia, in Svizzera, insomma, in altri paesi più progrediti di noi, lo dobbiamo ammettere purtroppo, diciamo che l'alternanza scuola-lavoro è un problema di carattere fondamentale e affrontato in maniera molto seria. Qui si cerca, già da molti anni, qui si cerca appunto di colmare questo vuoto normativo. Ma noi non siamo d'accordo sul modo, ripeto, perché il modo ancora ci offende, per parafrasare il poeta, in quanto la scuola viene subordinata agli interessi privati. E questo non può assolutamente essere accettabile dal nostro punto di vista. Attualmente le aree tecnologiche che sono previste per i costi ITS sono questi, e noi analizzando queste aree, mi devo scusare con una collega che mi ha fatto notare ieri a Latina, dopo che abbiamo presentato le slide, che c'era un'imprecisione rispetto a quello che avevamo detto noi, perché non vedevamo in queste aree tecnologiche la parte che riguardava il settore agroalimentare, che a noi sembrava essere molto importante. Però la collega mi ha fatto notare che in effetti il settore agroalimentare starebbe, quanto sembra, nelle nuove tecnologie della vita. Noi ne prendiamo atto, verificherò se questo è vero, perché in quell'area tecnologica lì pensavamo più alle biotecnologie, sinceramente. Comunque, se è l'agroalimentare, va bene, vuol dire che la nostra proposta, diciamo, la rimodelleremo. E poi inoltre nella proposta noi notavamo che mancava invece l'area del settore tecnico commerciale, che ci sembrava molto importante, quindi la proponiamo, come vedrete nelle proposte finali, diciamo, da essere implementata, diciamo, come area mancante. Avevo fatto qui una descrizione molto, molto veloce, no? Per farvi capire, ma penso che abbiate capito qual è il contesto nel quale ci muoviamo, e andrei subito alla conclusione, dicendo per correttezza che questi corsi, come dicevo, sono strutturati in maniera molto interessante, perché prevedono la presenza, cioè la permanenza di ragazzi di queste 1.800 ore, 600 ore fatte in azienda di stage, e delle 1.200 ore diciamo rimanenti per fare lezioni teoriche è previsto il 50% venga dato ai docenti provenienti dalle aziende, mentre il restante 50% suddiviso tra i docenti delle scuole medie superiori, degli enti di formazione e delle università. Vi dico subito che questo discorso delle università è da affrontare in modo serio, perché se andiamo a vedere quello che succede per esempio a Torino, dove è coinvolto il Politecnico di Torino e la scuola e l'Università Orientale del Piemonte, noi abbiamo assistito al fatto che molti docenti ci dicono che non sono disponibili a venire a fare questi corsi perché l'università non dà l'autorizzazione. E questo abbiamo anche capito per quale motivo. Perché
le università coinvolte potrebbero essere sollecitate a riconoscere dei crediti formativi nel caso in cui dei ragazzi, finiti questi corsi, si volessero iscrivere all'università. Capite bene che l'università non ha alcun interesse a, diciamo, dare dei crediti formativi su, diciamo, materie che invece dovrebbero essere svolte all'interno dell'università, quindi sarebbe un danno economico per loro. Quindi il risultato è che i docenti universitari vengono a fare lezioni da noi come liberi professionisti, cioè fondano delle società private e vengono a fare lezioni facendosi fatturare le ore come liberi professionisti. È una cosa che legalmente si può fare, però a questo punto io penso che bisognerebbe prendere atto di questo problema e cercare di risolverlo in maniera più corretta. Allora passo subito, qui c'era una, questa non è mia, questa slide è un esempio, diciamo, di fondazione in Piemonte. Vedete, ci sono gli istituti tecnici coinvolti, gli enti locali, aziende. Da noi c'è Alenia Aeronautica che fa la parte del leone, perché il presidente della fondazione, che viene da questa grande azienda, dice testualmente: o fate come diciamo noi o noi ce ne andiamo. Cioè il concetto è questo, questo mi consta per esperienza diretta, okay? Quindi io non sono disponibile, anzi non siamo disponibili, non dobbiamo essere disponibili a tollerare un atteggiamento di questo genere, perché non possiamo svendere, non possiamo assumere l'atteggiamento dei parenti poveri, perché la mettiamo noi a disposizione le strutture, mettiamo noi a disposizione i docenti, mettiamo noi a disposizione le strutture. E quindi concludo, dicevo, per quanto riguarda le proposte di miglioramento sono qui elencate, non ve le leggo, chi di voi è interessato mi può scrivere un'email, la lascerò e manderò evidentemente queste proposte. Se qualcuno di voi fosse interessato le potremmo distribuire. Nel contesto dell'alternanza scuola-lavoro, l'ultimo punto, ridefinizione dei rapporti con le aziende sulla base della tutela dei diritti del discente garantiti dall'istituzione scolastica e non più nell'interesse del privato, ma nell'interesse del discente. Grazie. Grazie.